Ciao a tutti, mi chiamo Vivi Lu, vengo da Milano e sono una ballerina di Charleston e di burlesque. Ho iniziato qualche anno fa con il Charleston e lo swing, mi sono appassionata moltissimo a questo mondo, a questo stile di ballo, al jazz. E pian piano ho scoperto anche il burlesque, quindi diciamo questa sorta di striptease e arte che deriva dall'America. È un'arte molto antica che ho deciso di commissionare insieme al Charleston, diciamo, quindi questo è un po' quello che porto nei miei spettacoli e sul palco. Mi piace moltissimo, tra l'altro, mettere insieme tutte queste cose qui, diciamo, tutte insieme, per portarmi insieme a me nel mondo degli anni d'oro del jazz, quindi l'epoca del proibizionismo, anni 20, anni 30, l'epoca in cui ci si divertiva moltissimo. Forse oggi abbiamo anche un po' perso quella sorta di divertimento, e ritengo sia molto importante a volte prendere qualcosa dal passato e farlo nostro. Ultimamente ho lavorato a Vienna al Cirque Rouge, una compagnia di burlesque e di cabaret molto importante. Adesso, come progetti futuri, diciamo che mi piacerebbe portare in giro il mio ballo, la mia passione, sempre di più. Un aneddoto interessante che spesso può capitare sul palco sono appunto gli imprevisti. Mi è capitato più di una volta di non avere più i copricapezzoli sui capezzoli, perché questo succede durante il burlesque, quindi cosa si fa? Si rimedia cercando di mandare avanti lo show, perché the show must go on. So, cosa ho fatto? Semplicemente mi sono coperta in modo molto pudico, il che fa molto ridere perché insomma burlesque, pudico, non vanno molto d'accordo come due parole, sono un po' un ossimoro, però comunque questo per dire che a volte capitano delle cose inaspettate e poi ci si ride sopra, insomma, e si va avanti a fare lo show. Spero vi sia piaciuto il mio nome, vi starete chiedendo da dove deriva. Beh, non lo so neanche io in realtà, in parte. Diciamo che Vivi è l'abbreviativa del mio reale nome. Io mi chiamo Virginia, quindi mi hanno sempre chiamato Vivi. E velour mi piaceva perché aveva questo suono un po' francese. Il mio personaggio, diciamo, vive negli anni 20 della Parigi, degli anni 20, in mezzo al jazz e agli artisti di quell'epoca, quindi velour è un po' come il velluto, un po' come la mia anima e anche un po' francese, appunto. Grazie a tutti!